Vittorio e Toni, e questa volta dobbiamo dare la voce con un buonasera alla nostra ospite Stella, volevo dire il nome, Patrizia Bellocci. Certo, in arte Stella. Buonasera a tutti quanti, amici in ascolto, e soprattutto ringrazio i conduttori e la proprietà per avermi veramente invitata qui. Salve ragazzi, è davvero un piacere essere qui. Allora, ascoltando questa voce, Antonio, la prima cosa che mi viene da pensare è questa. L'ho detto spesso su questa particolarità. Le persone, le artiste che come Arita, come Laura Nunke, senti parlare con una vocina talmente sottile e piccola che tu dici, avranno voce per cantare. Adesso non ci casco più, perché sono sicurissimo che hanno voce. Proprio più hanno una voce sottile quando parlano e più quando cantano una voce che si fa sentire. Ci aspettiamo una grande voce. abbiamo le prove, le ascolteremo indietro. D'altronde vogliamo dire ai nostri ascoltatori che il brano che ascolteremo, non il primo, perché ovviamente io, tu lo sai, lo puoi confermare, essendo fan di Laura Pausini, nel suo album c'è una versione di un brano di Laura Pausini, quindi lanceremo prima questo, ma l'inedito di questo album, che è appunto il motivo per il quale la nostra ospite qui in Radio Farfalla viene ascoltato per la prima volta. Poi ovviamente lei ci dirà dove andrà a presentare questo album e quindi il suo lavoro. Ma cominciamo dall'inizio. Allora, vuoi dirci qualcosa, o meglio, non tanto a noi quanto ai nostri ascoltatori, la tua passione, il tuo percorso artistico fino a questo momento? Sì, diciamo che dobbiamo stringere un attimino, perché comunque è da un po' di anni che mi dedico al canto. Prima ho fatto altro, perché comunque sai, la vita ti porta a fare altro quando purtroppo perdi il genitore, in questo caso il mio papà molto giovane, e sono andata fuori da Taranto, poi la moglie mi ha riportata qui. Ecco, questo è un po' un passaggio della mia vita. Chiaramente la mia passione nasce fin da quando avevo 6-7 anni. In effetti leggo che ha 7 anni. Sì, e ahimè, sì, fui scelta appunto proprio per lo Zecchino d'Oro, ma come ben sai, a quei tempi non era tanto facile poter partire, viaggiare, andare. Per cui mi sono sempre così chiusa dentro questa passione per il canto, e da un po' di anni ho deciso che questa sarebbe stata la mia passione, ma in particolar modo da quando, si può dire, io ho perso un fratello molto giovane. Lo so che a me questo dispiace, però ancora di più mi ha dato la carica per poter cantare, perché lui ne sarebbe stato sicuramente felice, quindi qualche volta dedico anche a lui alcuni pezzi che vado a cantare. Magari il brano che è l'inetto, il cielo con un dito, forse c'è qualcosa... Questo diciamo che è un brano che è stato scritto da un autore davvero bravo, e lo ringrazio. Però questo, ecco, no, questo più inneggia all'amore di giovani, quindi è completamente diverso, diciamo fuori da quello che io avrei voluto fare. Ma sto addirittura pensando di fare anche qualche brano per bambini. Adesso qualcuno mi dirà, ma come diceva l'amico Gianni, i bambini sono angeli, sono anime di Dio, per cui intoccabili, e io spero davvero quanto prima con questo mio autore di poter scrivere qualche brano e quindi qualche pezzo per i bambini. Allora Antonio, facciamo così, vogliamo ascoltarci questa versione di Laura Pausini, o meglio della canzone di Laura Pausini, Il ritorno da te, cantata appunto da Stella? Stella, sì. È un invito a nozze per te, vero? No? Ho sbagliato un brano, forse? Sì. Chiaramente non era Tropicana. La Pausini. Se voi ti senti Tropicana, anche se siamo non siamo proprio in estate, ma siccome no, io sono un capace, un fan della passione. No, Stella, sicuramente non è. Ma le orecchie si erano preparate, le mie, dei nostri ascoltatori, a questo brano. E ritorno da te, Laura Pausini, cantato dal nostro ospite Stella.